Sere amici di MRTV, di Border Nights e del canale Serena Pattaro, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bell'Essere. Come sempre, qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Bene, riprendiamo con questi nostri spunti di riflessione e oggi lo facciamo con Adrian Fiorilli. Ciao Adrian, benvenuto. Eh, ciao Serena, ciao Marco, buonasera a tutti quanti, a coloro che ci stanno guardando, grazie mille dell'ospitalità. Grazie a te Adrian per aver accettato il nostro invito e oggi insomma parleremo di un argomento molto attuale ma sempre affascinante direi pure da, da quando è nato questo elemento ovvero il cinema, quindi parleremo di film. Io però voglio iniziare prendendo spunto dal libro, della, dal libro Massoni La scoperta delle Hurloge di Joelle Magaldi, insomma, presidente del Movimento Roosevelt e gran maestro del Grande Oriente Democratico, perché c'è a pagina 542 c'è uno spunto molto interessante quando si fa questo dialogo con alcuni altissimi esponenti della massoneria mondiale, sia di stampo progressista sia di stampo neoliberista. E quindi vi leggo questo spunto molto breve, ma che ci dà ovviamente un, uh, una risposta molto interessante a delle domande e su cui poi magari facciamo tutta una serie di uh, trattazioni. Eh, parla in, eh, I nomi sono nomi, ovviamente, non reali, nel senso che sono stati presi questi nomi per eh, coprire l'identità dei, dei vari esponenti. E quindi abbiamo Frater Cronos che dice: i massoni progressisti, Frate Cronos è neoliberista. Dicevo, in un momento di straordinaria debolezza e di condizione minoritaria, il primo che si verificava dopo secoli di ininterrotte vittorie, ebbero una felicissima intuizione e fecero l'unica cosa che potevano fare. Intervistatore, cioè, eh, sempre Cronos, lasciare delle testimonianze critiche, provocatorie e accusatorie a proposito della nostra egemonia planetaria neoaristocratica. Testimonianze formidabili sul piano dell'immaginario collettivo, del presente e del futuro. Spiegati meglio. Sempre Cronos. Produssero e disseminarono in modo poderoso una serie di film e libri di grande successo e diffusione planetaria, dove venne raccontato in controluce sia quello che era già accaduto sia quello che sarebbe potuto accadere qualora non vi fosse stata una energica reazione massonica democratica progressista. Intervistatore, di quali film e libri parli? I film furono soprattutto The Truman Show del 1998, Eyes Wide Shut del 1999, La trilogia di Matrix tra il 1999 e il 2003, Quella del Signore degli Anelli tra il 2001 e il 2003, I sette film su Harry Potter dal 2001 al 2011. Il Codice da Vinci del 2006, La Bussola d'Oro del 2007, Angeli e Demoni del 2009, Cloud Atlas del 2012, La Trilogia dello Hobbit tra il 2012 e il 2014. I libri sono stati in primo luogo i romanzi più importanti di Dan Brown, sinora pubblicati, a partire dal Codice da Vinci del 2003, per finire con il simbolo perdu perduto del 2009. E Inferno del 2013, passando per Angeli e Demoni, Cripto e La verità del ghiaccio tra il 98 e il 2001. Allora io mi fermerei un attimo qua, poi parlo ovviamente dei libri della saga di Harry Potter, di Queste oscure materie di Philip Pullman e L'Atlante delle nuvole di David Mitchell. Allora, teniamo conto che il libro è stato pubblicato nel 2013, quindi diciamo, insomma, eh, mancano anche tutta una serie di altri film poi attuali, però questo ci dà un modo, un punto di partenza per parlare un attimo di quelli che sono i film. Allora, Adrian, io voglio lasciare la parola a te e spiegaci cosa sono i film, perché nascono. E perché noi li vediamo particolarmente attuali, indipendentemente dal fatto che ci sia stato scritto questo, nel libro e sia stato dichiarato questo. Beh, grazie Serena, intanto. Allora, sicuramente come nasce un film è una domanda che dobbiamo porci nel momento in cui vogliamo capire quanta realtà c'è eh, dietro a un film. Eh, tu prima hai citato dei nomi sia di eh, saghe che comunque, comunque sia di, di, di film, ma non solo anche di libri, perché ricordiamo che molti film sono eh, comunque sia la traslazione eh, su pellicola eh, di, di appunto di, di, di libri che sono già stati scritti in passato, eh, che ehm, riportano, come, noi, come io spesso dico, eh, diverse informazioni che vanno lette eh, con varie chiavi di lettura, perché noi sappiamo bene che già dal passato i libri avevano bisogno di diverse chiavi di lettura e in base alla propria consapevolezza eh, riuscivi a dare eh, un'impostazione, un'interpretazione eh, personale a quello che stavi leggendo. Bene, eh, ad oggi questa idea, secondo me, a mio parere, si è trasportata appunto eh, nei, nei film. Eh, tu prima hai detto, hai citato appunto. <coughs> Persone tipo um, Peter Jackson, Dan Brown, eh, J.K. Rowling, personaggi che comunque sia nel, nel mondo del odierno o anche leggermente prima, in un certo senso, sono riconosciuti per, per avere un forte, eh, diciamo, eh, una forte. Mh, un forte collegamento con l'esoterismo e con tutto quello che riguarda bene o male i, i simboli eh, racchiusi dietro determinate, ehm, determinate idee, in questo caso quelli spinti nel film. Allora. Io volevo portare un piccolo ragionamento. Immaginate di essere ehm, delle persone di un certo eh, livello, a livello ehm, diciamo economico, benestanti, eh, e vivere in un ambiente dove eh, sicuramente la, 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 la principale cosa da soddisfare eh, non è la sopravvivenza. Quindi eh, si va sempre a fare, diciamo. A dare uno sguardo alla piramide di Maslow che dice che quando tu hai superato i beni principali, le, le, le soddisfazioni principali, puoi evolverti andando a pensare a cose un pochino più importanti, un pochino più intellettualmente ampie. Bene, immaginate in questo caso tutti questi personaggi che sicuramente non avevano problemi economici e si ritrovavano in un salottino con tutta la loro cultura, in un bar in questo caso, con tutta la loro eh, informazione e dice ma sì, perché non facciamo un film? Facciamo un film e vediamo un attimo se le nostre idee possono essere rapp rappresentate su pellicola. Ecco, eh, facciamo anche i nomi, mettiamo caso che un Elon Musk voglia fare un film con un Bill Gates, no? Io credo che sicuramente prima di, di fare qualsiasi tipo di cosa costruiranno un team di ricerca, un team di ricerca eh, strapagato sicuramente perché eh, non, non lascerebbero nulla al caso, ma anzi tendenzialmente i film servono per mandare un messaggio, quindi eh, si cercherà in, in qualche modo di creare un team di persone esperte, di ricercatori, eh, che possano dare mh, delle informazioni da riportare poi in un film che deve lanciare un messaggio. In questo caso io ricordo spesso anche tutta la serie Marvel, tutta la serie degli Spider-Man, degli Iron Man, che comunque sia, eh, riportano sempre eh, un occhio molto dettagliato su tutto quello che riguarda eh, la tecnologia e la scienza del giorno d'oggi. Quindi ehm, che dire, se io guardassi ad oggi Spider-Man, nei momenti in cui va nei laboratori, Peter Parker e si mette a parlare con lo scienziato di turno, chiaramente i macchinari che vediamo intorno eh, saranno frutto di, uno, di una riproduzione, quantomeno, di una riproduzione ben dettagliata e studiata. Questo qui è l'aspetto, diciamo, un pochino più, eh, se vogliamo, meccanico di come costruire un film. La versione, quella un pochino più esoterica, quella più nascosta, eh, potrebbe partire. D'appunto, appunto dal, dalla, dalla volontà di lanciare un messaggio. E voi fermatemi quando volete, io vado avanti, non so se, eh, però vabbè. Eh, vai, vai intanto, Adrian, che poi quando è ora di interromperti, noi lo facciamo. Perfetto, perché io vado a ruota libera, quindi sono un vulcano in piena. Allora, torniamo a noi. La seconda, diciamo, il secondo sguardo che volevo dare alla costruzione del film è la costruzione esoterica. Ehm, spesso chi eh, fa un film. Deve passare attraverso una commissione, una commissione eh, appunto cinematografica, no? una film commission che deve poi in qualche modo dare dei eh, finanziamenti, deve eh, pubblicizzare un film. Quindi, in questo caso eh, ci sarà un qualcuno che o ha, ehm, quando è autoprodotto, si appoggia totalmente agli diciamo, sponsor. Oppure ci sono proprio degli sponsor, delle, mh, delle cose un pochino più importanti, delle clicche un pochino più importanti che vogliono mandare un messaggio un pochino più nascosto. Io per esempio ho un amico astrologo che mi ha raccontato personalmente di essere stato invitato ad una scena per, eh, per avere da una film commission, perché lui era amico di, un, di uno di questi personaggi che stava organizzando eh, la stesura di un film e servivano determinate mh, informazioni per astrologiche. Da riportare poi in un film perché volevano riportare le cose dettagliate, le cose giuste, ovviamente poi un po' di situazioni le hanno allontanato questa persona dall'altra e non se ne è fatto più niente. Però questo per dire che a volte eh, le informazioni, anche quelle più nascoste, non vengono prese a caso, vengono appunto eh, anche prese in maniera inconsapevole da una persona che probabilmente non, non, non è appunto nemmeno consapevole di quello che sta facendo. Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare al punto che i film sicuramente oggi hanno una connessione con la realtà. C'è una struttura eh, esoterica, una struttura meccanica e una struttura sicuramente eh, molto difficile da leggere eh, per chi non ha quella consapevolezza che va oltre eh, diciamo, l'impatto visivo, perché io dico sempre che un film come Matrix eh, puoi leggerlo in, molte, eh, in molti modi. Chi ha una consapevolezza di un certo tipo entrerà al cinema e vedrà solamente le sparatorie. Chi invece ha una consapevolezza, una consapevolezza un pochino diversa sicuramente vedrà, vedrà tante chiavi diverse, che, che è un po' come leggere i codici della Matrix, della Matrix come il film ci ha insegnato. Quindi con questa condizione io, io sinceramente sono una persona che gira molto, una persona che eh, a me mi definiscono un pirata nel mio canale, quindi sicuramente di esperienze ne ho fatte molte. Quando fai molte esperienze ti rendi conto che riesci a empatizzare con le persone, empatizzando con le persone, conoscendo persone di ogni genere, eh, riesci a vedere che queste realtà sono molto più reali di quello che... Che, 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 che si possa pensare, perché io dico sempre: immaginate anche a un gruppetto di amici eh, di teenager che iniziano un percorso insieme, magari eh, diventano eh, appassionati di una musica e creano la band che piano piano cresce. Ecco, trasportate questa cosa nel cinema. È, è, è possibilissimo che qualcuno abbia fatto eh, un'esperienza simile io sono finito diverse volte con persone che eh, avevano questa, questa attitudine di, di mandare messaggi o nella musica o nei film eh, o in altre cose e quindi credo che bisognerebbe un attimo guardare con occhi più critici quello che è la realtà dietro a un film poi se vuoi adesso ne parliamo anche un pochino più apertamente ehm, ovvero Vado, non so, dimmi pure. Ho allora, solo, solo una domanda intermedia, sì. Adrian. Ma da questo punto di vista, ricollegando quello che diceva l'introduzione che ha fatto Serena. Quindi è quello che dicevi tu: i motivi per il quale uno decide alla fine i film sono sempre uno strumento di comunicazione. Quindi, come dicevi adesso, tanto in un brano musicale quanto in un film quello che si pone come obiettivo l'autore è comunque sempre quello di dare un messaggio. In questo caso, mettere eh, questi tipi di messaggio, che sono, sarebbero anche importanti, ma declinati con questo tipo di strumento, e vista appunto quello che dicevi, la non enorme consapevolezza generale, non può generare... Un'arma un a doppio taglio, cioè un qualcosa, uno strumento che si va a ritorcere contro eh, la stessa persona che aveva intenzioni totalmente diverse. Cioè quello di, adesso non so come dirlo in maniera più corretta possibile. Tutti ricordiamo quella scena dei primi film col treno che viene incontro al, agli spettatori, gli spettatori che scappano. Quindi si è innescato un po' questo meccanismo tale per cui, eh, se è un film, è un film non è vero. Quindi, se anche io poi lo rivedo mh, al millimetro nella vita reale, se provo a fare il parallelo con il film, mi danno del matto perché dice Ma allora, se sei come quello che pensava che i treni ti venissero addosso. E si vede spesso anche, soprattutto in questo periodo, gli splendidi romanzi di, di Orwell. Come anche solo quando si provi a fare un minimo accostamento, cioè, scatta quasi la derisione, perché dice vabbè, ma è un romanzo, cioè non è che voleva uh, dire o far passare chissà quale messaggio. Quindi, da questo punto di vista, la domanda sostanzialmente è: è il mezzo corretto per fare l'obiettivo che si pone, secondo te? Ti avevamo perso un attimo, eri rimasto frizzato. Mi hai sentito Adrian? Ah, aspetta, eh, c'è il microfono. Il microfono... Il microfono chiuso. Ho perso l'ultimo pezzo perché si era frizzato tutto anche a me. Non so cosa è ah, successo. Okay. Ma... Però la... Eh sì, esatto, quello era il punto centrale. Quindi non... in questo periodo abbiamo visto quante volte si provassero a fare dei richiami. E dei parallelismi con quei romanzi e, e si viene quasi etichettati come, come dei pazzi diciamo quindi la domanda è è lo strumento giusto per mandare certi tipi di messaggio o ha molte più probabilità di ritorcersi contro chi invece eh, in maniera benevola voleva mandare un certo tipo di avviso un certo tipo di messaggio allora, partiamo probabilmente dal concetto che il giusto e lo sbagliato hanno sempre un po' il, lasciano il tempo che trovano. Io credo mm -hmm. che qui faccia da, la faccia da padrone è l'idea della programmazione neurolinguistica, neurolinguistica sfruttata proprio per lanciare determinati messaggi. Perché, eh, come io spesso dico, un'informazione è un'informazione, poi è la nostra consapevolezza che la legge e ne fa eh, un certo tipo di tesoro. È come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. E se le, il bicchiere, quello è, poi sei te che hai l'interpretazione giusta. In questo caso, eh, chiaramente, nei film, secondo me, e, e nella musica, anche c'era chiusa la matrice di determinati pensieri. Eh, quindi mh, un film può essere uno spunto per arrivare a un'idea, ma non deve essere chiaramente una, un, un, un diktat, non deve essere una cosa dettata da qualche, da qualche eh, eh, algoritmo o in qualche caso eh, da qualche appunto idea inculcata proprio attraverso frame nascosti, perché sappiamo che c'è anche eh, qualche teoria che parla di frame nascosti oltre il 24 eh, ⁇ che l'occhio non riesce a leggere ma che la mente lo fa benissimo come i raggi eh, che noi conosciamo della luce eh, che ci riflette, che ci raggiunge. Quindi in un certo senso eh, è chiaro che è, è, è come dire la macchina è pericolosa? Ehm, sì, dipende, e no, da chi dipende, dipende da chi la guida. Dipende da chi la guida, dipende dove vai e tante altre cose. Quindi diciamo l'impressione generale, forse adesso con questo spunto che mi hai dato è che eh, sempre più spesso da parte di chi riceve questo messaggio alla fine vada quasi a rappresentarsi e a creare l'effetto di una sorta di apertura di finestra di overso cioè va a mancare quando poi l'evento succede eh, va a mancare quell'effetto sorpresa ma allo stesso tempo è come se uno già si fosse abituato all'idea cioè è come se e per quello che dicevo, tante volte sembra quasi ovviamente non per colpa di, di chi dava il messaggio, come dicevi tu, ma eh, probabilmente molto più per colpa del ricevente. Ma sembra quasi creare un effetto assolutamente antitetico a quello che era nelle, nelle premesse. A me viene da pensare, sempre Marco, in merito alla tua domanda di prima. E, per esempio che proprio lì nel libro eh, il neoliberista dice i progressisti hanno messo nero su bianco quelli che erano le nostre intenzioni, no? adesso sintetizzando ovviamente quello che, eh, che è stato detto. Quindi questo, eh, questo aspetto secondo me è molto interessante perché lo vediamo per esempio su tanti eh, film, tanti libri, tante... Ehm, tante saghe come, come le abbiamo chiamate prima per esempio mi viene da pensare dimmi poi adrian cosa ne pensi tu e, e anche a marco insomma in questi due esempi che sono due esempi ovviamente che a me stanno particolarmente a cuore per esempio Harry Potter il quinto film libro della, della saga che è esattamente ciò che si è sviluppato negli ultimi due anni cioè, noi vediamo già che la umbridge per esempio parlava di distanziamento sociale noi vediamo già che in quel momento eh, si parlava di un'arma che Voldemort 14 anni prima non aveva. Si vede già che eh, le istituzioni eh, negano l'evidenza dei fatti. E quindi qua mi viene da pensare, e la rimetto anche a voi, questo è il quinto libro, quindi dobbiamo ancora vivere il sesto e il settimo punto di domanda. E lascio il punto di domanda finale. E Un altro aspetto invece che mi piace, che voglio portare magari alla, alla vostra attenzione, e tu Adrian, prima hai parlato della Marvel, Marvel, ma anche ovviamente DC Comics, insomma, sono i due che mh, diciamo sono. Eh, le due fazioni chiamiamole così se vogliamo chiamarle così. Allora, per quanto riguarda la Marvel, a me eh, affascina molto, le sto guardando adesso le serie, però mi affascina molto Agents of the Shield. E una parte, una, mh, una delle frasi, perché lì, anche lì ogni frase sarebbe da, da contestualizzare a oggi, è che a un certo punto loro dicono l'idra è dappertutto. Se tagli una testa ne crescono altre due. E a un certo punto, invece, alla fine della prima serie, c'è Garrett che dice, vi avevo detto che dovevate tagliare la testa, cioè la, in quel caso lui intende la parte principale. E questo è uno. E l'altro aspetto invece di DC Comics, che Marco insomma sa perché ne abbiamo già, già parlato, è proprio tutto, eh, tutto ciò che riguarda, per esempio, Batman. Batman, secondo me, oggi... È eh, forse l'espressione migliore di quello che sta accadendo, perché la saga del Cavaliere Oscuro si basa tutto sulla paura. E quindi come vinci la paura diventando la tua paura. Ecco io adesso lascio a voi questi spunti di riflessione e eventualmente altri, se ne avete altri da tirar fuori, ovviamente ben vengano. Ma certo, guarda, io mh, ho fatto un piccolo percorso nel mondo del fumettismo e sono rimasto abbastanza colpito dal fatto che c'è molta più realtà nei fumetti, addirittura a volte che in tante altre, eh, mi viene newspaper, newspaper in inglese, eh, gi gi giornali, no? giornali di riviste in un certo senso, giornaliere. Eh, questo perché mh, sicuramente anche in quel, in quel mondo lì del fumettismo, e quindi eh, nel mondo anche della Marvel e della DC che tu hai appena citato, eh, c'erano persone, ci sono persone sicuramente che stanno mh, guardando un qualcosa che poi riportano attraverso la loro arte, che in questo caso è l'arte dell'illustrazione, no? Eh, sappiamo benissimo che oltre ai film che tu hai appena citato, eh, vogliamo ricordare Iron Man, Lanterna Verde, Doctor Strange, eh, ma tutta la saga degli Avengers che addirittura parla: cioè, non voglio fare spoiler, ma insomma il gesto di Thanos è metà del mondo che sparisce. Depopolamento, non so se vi ricorda qualcosa, queste cose qui. Eh, quindi mh, è chiaro che da un certo punto di vista i film ci preparano a un qualcosa. Io, l'ultimo che ho visto è stato Don't Look Up, che comunque eh, lì togli la cometa, eh, metti i COVID e la situazione è abbastanza chiara la lettura di quel film lì. E quindi io dico sempre, no, ma co come mai loro ci dicono queste cose? E magari riporto anche film di tipo Minority Report di anni e anni fa che uno lo guardava e dice, ma cavolo, eh, sarà impossibile questa tecnologia. Poi qualche anno dopo vedevo che su uno mattina, perché andavo a scuola, c'era il tipo con il tavolo e faceva con le mani sul green screen, così dico, cavolo, ma questo io l'avevo visto anni fa. E da lì dico, eh, future programming, programmazione del futuro. Eh, qualcuno, come dicevo prima, ne parla attraverso questa teoria del pixel nascosto, del frame nascosto, eh, nei 24 eh, leggibili dall'occhio umano in un secondo. Quindi appena si sbaglia di qualcosa in più, arrivano dei messaggi subliminali che la mente legge, ma l'occhio, eh, no. Quindi, ehm, poi da lì, future programming, programmazione del futuro, uno dice: Ma quindi il cinema, la televisione crea la realtà e da lì parte subito il panico. Dici, come crea la realtà? Che significa? No? Tanta gente ha questa ehm, dissonanza cognitiva che, eh, come quando dici la mente, crea la tua realtà. No? Eh, eh, in realtà, secondo me, è più semplice di quello che sembra, perché se tu pensi che eh, da quando nasci vedi film, televisione, ehm, musiche, frequenze, in ogni modo, che programmano la tua mente, è chiaro che poi il, il tuo. Eh, come dice un film, il tuo ambiente è un tuo prodotto in un certo senso, e quindi se tu sei programmato da un film, è chiaro che il film programma la realtà che tu hai intorno a te, perché sei te che, che la, la costruisci, no? Quindi è molto più semplice di quello che sembra. Come prima riportato il discorso di Harry Potter, che parla di magia, eh. È chiaro che nella magia ci sono moltissimi di quei riti, rituali eh, che Harry Potter mh, descrive e sono proprio quelli, perché ci sono alcuni che sono proprio quelli. Eh, ma eh, io ho fatto una puntata molto importante, secondo me, sulla magia, cercando di far capire qual è la, la, vera, eh, la, la, la vera idea dietro al, al concetto di magia. Perché molti per magia vedono solo quella rituale, ma la magia c'è anche quella inconsapevole, che è molto più forte di quella di rituale. E, e, e quindi ecco: loro ti fanno vedere delle capacità rituali e eh, inconsapevoli, di magia inconsapevole, mettendola in un film eh, che ti hanno sempre detto che in film è una cavolata, è una cosa impossibile. E quindi il tuo cervello, per di dissonanza cognitiva, non riesce a vedere quello che è la realtà dietro al film, ma, ma rimarrà. Per rimanere sui recenti. E qui si parla di un film tra virgolette comico, che dovrebbe essere comico, ma più esplicito di così non so come potessero dirlo. A qualcuno di voi è capitato di guardare e noi, come puntini, 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 rimanemmo a guardare? Io penso che più chiaro di così non si potesse mettere giù di Pif e Fabio De Luigi eppure viene vista anche lì un po' come fosse una barzelletta cioè l'impressione è quella che la maggior parte delle persone poi finito finita la visione mh, non gli venga quel, quel momento in stile cineforum di dire è eh, però un momento cioè non è proprio così surrealistica la situazione che stanno descrivendo cioè è già molto simile al recente mm. boh, eppure non... Come si dice, volendo parafrasare al contrario una, una vecchia biura, eppure non si muove, cioè non, non, non si vede il movimento. Beh, altri due film, Marco, che mi viene in mente, e insomma, anche qua voglio rimetto ovviamente poi a voi il tutto. E, beh, uno, Marco, tu sai benissimo. Io ci ho scritto anche un libro su, su questo. Uno è Viper Vendetta, che parte comunque da un fumetto. Anche quello, molto attuale, tra l'altro, ambientato nel 2020, quindi anche questo, insomma, il film è del 2005, quindi insomma, lascia molto uh, riflettere su, su questa cosa. Quindi, eh, uh, l'altro però è un film che. Mm, è strano che non è mai stato nominato ovviamente in questi due anni, però io non so se vi ricordate Mission Impossible, adesso non ricordo se era il secondo, dove c'era questo virus chiamato come Chimera. È, è bello e ponte. Esatto, che dove ti spiegavano comunque, allora intanto è un virus Chimera e c'è un, un motivo per cui viene chiamato Chimera, perché bisogna scoprire cos'è la Chimera innanzitutto. E poi dove ti spiegavano appunto che l'antivirus comunque viene studiato contemporaneamente alla modificazione del virus. Quindi è molto interessante. Strano però che questo film non è mai stato nominato in questi, eh, in questi due anni. Invece è stato il primo che è mai venuto in mente quando è iniziata tutta questa, tutta questa trattazione. Ecco. A voi adesso <ride> un'altra un domanda per Adrian: se posso, ma io una cosa che non ho mai capito invece dei film e delle serie tv eh, molto più recenti è questa sembra ossessione venuta per gli zombie. Ora, non è che si veda gente sveglissima in giro, però da qui ad arrivare gli zombie. <ride> Ce ne passa, diciamo. Tu, che, che, che lettura gli hai sei riuscito eh, a dare? E eh, mi viene in mente il 28 giorni 28... e ci siamo persi anche Torni se dopo le, Se l'avete sentito, anche... me non so se. Amministra... Ci sono, no. mi avete sentito? Cosa sì, detto? sì, 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 è andata a recupero dopo la linea, ha riaccelerato e ti ha rimesso a pari <ride> Adrian, tu cosa c'è da aver paura di questo? <ride> ecco, Dobbiamo quindi mi viene in questo film sugli zombie 28 giorni dopo. Allora, guarda, io due cose, Se, credo che Mission Impossible la, la gente possa esserlo, esserselo dimenticato perché è stato sostituito da Contagion, è quello che poi ha, di cui si è parlato appena è uscito, tutti hanno parlato di quel film, probabilmente è stata solo una sovrapposizione eh, di, di origine, in un certo senso, di matrice, visto che siamo in tema. E poi, guarda, sulla variante successiva come <ride> esatto, <ride> guarda, io il discorso degli zombie, ne ho anche lì ne ho fatto una puntata molto importante. E, bah, e ti sei risposto da solo, secondo me, perché basta guardarci intorno c'è una zombizzazione in atto ci sono persone che non riescono a guardare più veramente oltre il loro naso diciamo la situazione qua è diventata abbastanza grave come, come ha detto anche prima Serena eh, c'era un film anni fa che nessuno si è ricordato dove descrivevano delle cose in maniera abbastanza spudorata c'è stato contagion poi ma allora mi chiedo ma perché le persone ancora hanno dei dubbi sulle capacità dell'uomo di poter creare determinate cose eh, come per esempio poter Ingegnerizzare determinati patogeni e quant'altro perché questa cosa eh, è stata vista subito come follia? Perché c'è quella dissonanza cognitiva dei film che ti dicevo prima, probabilmente viene mh, rappresentato in un film, non è possibile nella vita reale perché tanto è quello che ti hanno insegnato. E se tu riesci ad andare oltre questa mentalità e riesci a capire che c'è, io lo chiamo spesso cover up, ma in realtà non è, è altro che una copertura dietro a tutto quello che è um, un filtraggio de, de la, de, del messaggio. Che poi anche questa è una cosa strana, perché mh, io, quello che volevo, volevo fare un altro riaggancio prima al film di De Luigi mi ha fatto pensare a una cosa. Quel film lì non mi sembra particolarmente negativo, anzi, cioè nel senso, mi fa vedere un futuro negativo sicuramente. Ma non è che mi ne fa vedere le, i lati positivi, come magari potrebbe essere un Dont Look Up: che dalla cometa che arriva dovrebbe distruggere la Terra, loro cercano il modo per farla diventare una cosa positiva, che è una follia, no? E allora lì mi viene in mente: ma se c'è una film commission, se c'è qualcuno che ehm, ehm, finanzia i film, li sponsorizza. E allora non sarà tutto poi negativo il messaggio che arriva dai film, non è sempre una cosa negativa. Chiaramente ci sono molte chiavi di lettura che sono anche... Mm, eh... Propri della persona che le guarda, che magari il regista nemmeno ce l'aveva in mente. però quelle altre letture non è detto che sono sempre negative, se no, poi così andiamo uh, a, a veramente a mettere tutto in maniera drammatica. Ci sono invece tanti film, soprattutto quelli autonomi, indipendenti, che magari eh, infatti ricordiamo film che sono stati bloccati, film che non sono stati più finanziati, film che sono eh, in qualche modo non sono più venuti alla luce. Mi viene in mente il film di Varo Venturi che eh, su il film di Malanga, no? eh, con Malanga, perdonatemi, sei giorni. Sulla terra, c'è cioè una metà fatta da lui e una metà che non è stata più finanziata. Quindi, anche lì mi fa capire che c'è un qualcosa. Poi eh, ricordiamoci Hollywood. Hollywood, che cosa significa? Foresta sacra, quindi da lì, sicuramente ci sarà anche un certo tipo di, eh, di, di, di interesse come riportava anche Alex come riportava Axis Mundi, Marco Maculotti che parlava di True Detective, che è una serie molto importante da guardare per capire determinate cose sulle, su alcuni giri insomma, di esoteristici del, del Centro America, molto importanti. Quindi, eh, voglio dire, non è sempre detto che il messaggio sia negativo quello che vuole mandare la persona che conduce un film, che dirige un film, bisogna vedere tanti altri aspetti. E, e poi vorrei io girarvi una domanda, se fosse possibile: avete mai pensato a quanto importanza hanno di solito le case automobilistiche nei film? Eh, perché devono far fare un quarto d'ora a una macchina che corre, si distrugge e quant'altro? Chiaramente perché è finanziata: eh, il film è finanziato da una Jaguar, da un Audi, da un BMW. Ma perché perdere tutto quel tempo in quelle scene? Come mai? Ve lo siete mai chiesto? In realtà devo dire no, a parte il discorso sul... però è molto interessante la tua trattazione, a parte il tuo discorso appunto sullo sponsor, perché mi ricordo per esempio quando abitavo a Verona che hanno girato 007 lì sul lago di Garda, la Ston che è finita nel lago è ancora là non l'hanno più recuperata. Quindi mi viene hai fatto venire in mente questa, questa scena. Quindi io ti dico no, in realtà non me lo sono chiesta. Idem. Ergo, siamo tutto orecchi. Ma no, io, io, io vi porto a ragionare con me. Eh, chiaramente le case automobilistiche, io, secondo me, si possono un po' paragonare e mettere sullo stesso piano di quelle farmaceutiche, voglio dire, perché comunque sia i padroni sono gli stessi, se non quelle bancarie, insomma, siamo lì, ragazzi, siamo sempre loro. Quindi sicuramente ci saranno dei messaggi molto profondi, ma io lì li vedo ancora più esoterici. Quindi un film che non mi trasmette niente a livello personale, che non mi fa vedere niente. O è un film eh, dato solo, sapete, delle wash machine, le lavatrici di soldi, quindi o qualcosa del genere. Eh, oppure probabilmente ci sono dei messaggi talmente tanto radicati dentro a, a quei frame nascosti, che probabilmente sono quelli da cui bisogna tenerci più lontani, quei gen generi di film lì. Io questo non lo so. Però sicuramente eh, non mi sembrano film particolarmente evolutivi, quelli dove ci sono 20 minuti di scontri con le auto, poi per carità non voglio generalizzare però sicuramente in un film come Il pianeta verde, in un film come Matrix la macchina io non l'ho mai vista in Matrix, se non quelle volanti cioè per dire no? Eh, con tutto quello che vogliamo pensare che anche l'origine di Matrix è, è, è anche lì è un po' un, un problema arrivarne perché, arrivare alla, 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 alla realtà perché l'origine del concetto Matrix arriva da molto prima dall'ottocento attraverso alcuni libri che adesso non vi sto a raccontare ma l'origine del film Matrix è un po' Un punto interrogativo perché si pensa che ci sia questo ci sia stato questo illustratore fumettista eh, se non ricordo benissimo il nome eh, che ebbe un incidente eh, andò in, in, in coma durante il coma lui eh, incontrò determinati esseri entità che gli hanno raccontato questa matrix eh, questa situazione che c'era al di là di qualcosa lui rientrando essendo amico dei fratelli Wakowski, eh, ne parlò in una scena particolare quant'altro e I fratelli Fugacoschi pensarono di farci su un bel film, e quello lì è diventato Matrix. Questa qui è una delle, delle origini, perché poi ne conosco tante altre, non so in realtà qual era quella vera. Purtroppo nei film bisogna essere stati lì dentro per capirlo. però eh, questo per farvi dire, per farvi capire che probabilmente il film è una matrice, come ci insegna proprio il film, come ci insegna il film Matrix, è una matrice dal quale prendere eh, un qualcosa che dipende dalla tua consapevolezza. Quindi positivo o negativo, noi sappiamo che sono due facce della stessa medaglia, dipende da noi da che parte guardiamo. Adria, mi viene da pensare adesso finché parlavi, mi è venuto in mente questo aspetto, no? Cioè, donne e motori, in realtà, mh, donne ovviamente per gli uomini, ma eh, lo possiamo portare anche dalla parte delle donne, ok? Sono in realtà le due distrazioni di massa, cioè. Eh, le donne, ovviamente, l'uomo è eh, ovviamente tutto l'aspetto sessuale, mentre la macchina, che comunque, già se noi andiamo a vedere la simbologia dei sogni, la macchina ha sempre una connotazione sessuale, sia, eh, sia di energia maschile, sia di energia femminile. E in più diciamo che la bella macchina rappresenta sempre uno status sociale elevato. Quindi mi viene da pensare, non è che film, tipo, è un'idea, eh, che adesso sto buttando lì. Tipo Fast and Furious, tipo fuori in 30 secondi. Dove, ci, dove si parla solo di. Uè, uè, non barare, erano 60 secondi. Eh. Ah, scusa. Non barare, non barare. 60, è vero, è vero. È eh, scusa. Avevo Eleanor in testa, <ride> quindi per me era. Basta anche il GT500. Quindi <ride> è vero, fuori in 60 secondi con Nicolas Cage, tra l'altro, e... che ovviamente come. Dicevamo prima: no, posso vedere Matrix, eh, tutta una serie di sparatori, effetti speciali belli. Che poi, tra l'altro, è stata la prima volta che io sono andata a vedere Matrix, che ancora non eh, ero all'interno di, di queste conoscenze. L'ho visto sotto quel punto di vista lì. Poi invece ho detto: ma no, forse c'è qualcosa di diverso sotto. Ecco, la stessa cosa potrebbe essere su questi, eh, per quanto riguarda questi, questi film, cioè dare una distrazione di massa cioè concentratevi sull'aver la bella macchina potente perché avete la bella ragazza o tante belle ragazze vi sentite fighi ripeto può essere anche ovviamente il contrario cioè la donna che ha la bella macchina che ovviamente attira, uh, attira gli uomini e quindi cercare di uh, come posso dire di, di anche... Disperdere quell'energia molto potente, che è l'energia sessuale, che in realtà rappresenta la Kundalini. E quindi se io la disperdo perché penso solo all'impulso basso di come utilizzarla, ecco allora che sono manipolabile. Non so cosa ne pensate voi due di questo aspetto che mi è venuto così adesso. Perché sono tanti film con le macchine, come dicevi tu, eh. Ma Allora, guarda, io eh, mi viene da ragionare in due modi. Uno molto semplice che, è, mh, se non ricordo male, l'automobile nel sogno rappresenta anche il veicolo nel, in questa vita, ovvero il tuo corpo in un certo senso. Mh, se non sbaglio, io mi, ogni tanto leggo le letture dei sogni, me ne faccio un po' delle due domande e mi ricordo che c'era questa idea qua, quando c'è eh, diciamo, il sogno in cui tu sei in un'automobile e non riesci a controllarla, è un po' come non avere il controllo del, del proprio... Corpo del proprio essere. Beh, in questo modo eh, se dovessi fare 2 più 2, chiaramente eh, andando verso un transumanesimo, mi sembra una specie di sensibilizzazione al rapporto macchina-uomo che poi lo ritroviamo moltissimo anche in Matrix 4, l'ultimo Matrix che, 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 che hanno fatto. A me, l'unica cosa che ha stupito è che per la prima volta si parla di questa collaborazione tra l'uomo e le macchine. Si parla di una collaborazione stretta. E io ne feci anche un altro ehm, diciamo, aggancio a un film che è Dragon Trainer, un film d'animazione. Eh, che in realtà secondo me c'ha delle letture dietro impressionanti, tant'è che il modo poi per sconfiggere questi draghi nell'isola vichinga era quella di andargli incontro, di diventarci amici, la stessa identica scena che è successa in Matrix, io quando l'ho visto ho detto "Cavolo, questo è Dragon Trainer o c'è dentro un plagio?" Quindi eh, hanno fatto un po' come eh, che forse dicevano Don't look up che eh, aveva, eh, i, i Simpson avevano predetto qualcosa di Don't look up. Beh, Magari era Don't Look Up che ha preso qualcosa dai Simpson in questo caso. Potrebbe gaspio. essere, anche è... lì. <ride> Ma <ride> adesso che è... parli del drago, io non ho visto ovviamente questi due di cui tu, di cui tu parli, però dal modo in cui eh, l'hai trattato mi viene in mente sempre Harry Potter, l'ho riportato anche altre volte. Quando loro devono uscire, quando il trio deve scappare dalla Gringot nell'ultimo film che non uccidono il drago, non ci vanno contro, ma utilizzano il drago a proprio favore per uscire dalla Gringot e mettersi in salvo. E quindi, ancora una volta, siamo sicuri che noi dobbiamo uccidere il drago o dobbiamo prendere il drago a nostro favore? Cioè, a volte dico, dobbiamo veramente contrastare il sistema che magari in questo momento non ne abbiamo i mezzi, non sarebbe meglio utilizzarlo a nostro favore e poi un po' alla volta arrivare a creare un sistema diverso. E eh, perché più tu vai contro più lo alimenti e più questo diviene grande, cioè più vai contro il mostro più il mostro si ingigantisce. Ecco, non so È cosa ti chiaro... No, no, ma è chiaro, io guarda, parlavo di Dragon Trainer perché è una roba che mi ha fatto veramente. mi era lasciato dentro un qualcosa. Perché poi i film vanno letti anche un po' per, per archetipi e sensazioni, emozioni. Quindi eh, perché io tante volte me lo chiedo: perché voglio riguardare quel film lì? Perché mi ricorda un qualcosa, perché mi dà quella sensazione che io voglio riprovare e questa cosa eh, in Dragon Trainer io l'ho trovata moltissimo, in molte cose. Nel fatto principale, appunto, di non dover sempre combattere un qualcosa, ma di poterlo anche in un certo senso eh, abbracciare. No? Abbracciare il diverso e abbracciare eh, la eh, distanza culturale anche in certi sensi che divide alcune cose, alcune persone, alcune entità. Ma. Ehm, poi in realtà, guarda, se dovessimo pensare eh, bene, profondamente, perché io sono una persona che ragiona molto e a volte eh, mi rendo conto di aver detto una cosa che poteva essere detta in maniera diversa. Quindi, effettivamente, se noi prendiamo il primo Matrix, c'è comunque un'idea simile dell'abbracciare il robot. Perché se noi ricordiamo quando Nio sceglie la pillola, comunque lui non è che ha l'opzione di sceglierne una. O non prendere l'altra, o non prenderne nient'altro. Lui ha la scelta di prenderne una o l'altra, quindi, male che va, passa per la pillola. E io poi, ieri scherzando, dissi: Ma dentro sta pillola che c'è alla fine? Perché poi, quando lui la prende, mettere le dita nello specchio si vede questa materia fatta di nanoparticelle, credo non lo so, super silver, super argento, che gli entra dentro e lo trasferisce in un'altra realtà. Quindi, nonostante abbia preso la pillola per uscire da quella cosa io questo qua dico, ma allora, mh, comunque, vogliono sempre portarci, portarci verso la sensibilizzazione di un qualcosa, perché poi anche il Ready Player One, non so se voi l'avete visto, quello di Steven Spielberg, ma, eh, Steve Spielberg, ma eh, quello lì è, è chiaramente eh, l'idea di quello che sta succedendo adesso, eh, secondo me leggermente più avanti, ma agganciato ad Elysium di Mad Damon, diventa un futuro eh, solo per elite, solo per persone che hanno raggiunto un certo grado di capacità di chinarsi a determinate regole. Eh, perché vado velocissimo: eh, Ready Player One parla di questo film in cui eh, tutte le persone vivono eh, in delle celle. Ok e dentro queste piccole celle c'hanno una macchina, sai, tipo, ehm, i, come si chiamano, i simulatori delle auto, no? Una macchina del genere dove mettono un VR e vivono una vita personale che dipende dalla loro capacità di ragionare, dalla loro capacità di, di, di essere bravi nel metaverso. Bene, allora io mi dico, ma scusa, questa qui non è una cosa alla fine così male, perché se pensi che io posso essere qualcuno che in realtà nella vita normale o in questa Matrix non sono mai riuscito a esserlo, posso sovvertire la mia realtà in quel mondo lì. Però chi riuscirà a entrare in quel mondo lì? Chi riuscirà ad avere la macchina in quel modo lì? Eliasio ci fa vedere che chi può arrivare a quella capacità lì è solo il mega miliardario eh, o quello che si è totalmente piegato al sistema. Quindi sicuramente ci sarà una parte di reietti che non avranno la capacità di arrivare a quella tecnologia, di arrivare a quella possibilità. Però diciamo, quello... ti... Forse Scusate. dipende anche da come vengono gestite, se guardiamo anche la situazione attuale. Sono, erano ormai penso molti più di vent'anni che comunque si conducevano studi di questo tipo mm, vogliamo dire sono etici non sono etici erano giusti erano sbagliati però io sono serena lo sa so, un fermo sostenitore del, dell'impossibilità del, del vuoto quindi mm, purtroppo c'è quasi sempre questa volontà quando una cosa non piace non convince o fa paura di volerla sopprimere cioè deve sparire è peccato che purtroppissimo come dico sempre spesso e volentieri non è che sparisce eh, si rigira sotto altre forme quindi non penso che sia del tutto casuale che proprio quando si è deciso che forse Uh, L'uomo e la scienza stava iniziando a fare un gioco che assomigliava troppo a fare il, il novello Prometeo o, o il novello Dio. Uh, alla fine sì, formalmente è stato sospeso tutto, vietato tutto, salvo che poi chi lo doveva fare l'ha continuato comunque a fare dove poteva fare qualsiasi cosa senza nessun tipo di controllo. Quindi alla fine. Non posso vedere in maniera sbagliata la paura e eh, il senso etico che c'è stato nel porre un freno a quello che si stava facendo. Il punto è che probabilmente quel freno non si può porre. Quindi a quel punto, meglio averla monitorata una cosa, meglio averla regolamentata. E sotto gli occhi sotto controllo piuttosto che far finta di negarla lo vediamo adesso faccio un esempio che può sembrare assurdo con la droga la droga è vietata ovunque però poi in ogni angolo basta che faccio 100 metri trovo almeno sei modi di reperirla quindi mh, il tabacco non è vietato e, e lo stato quando ha voluto le sigarette di contrabbando le ha fatte sparire ed era molto più difficile fermare il mercato di una sostanza lecita rispetto a quella di una illecita quindi boh, non so quale può essere davvero la soluzione ma eh, le sostanze adesso vabbè eh, dopo ovviamente voglio solo aprire questo aspetto che le sostanze che poi lasciano girare comunque è perché vanno ad attivare la cosiddetta um, il cosiddetto asse Ipofisi tiroide surrene, e quindi va ad, a, ad attivare il cosiddetto sistema oppioide all'interno del nostro corpo con tutti gli effetti dell'oppio. Noi abbiamo un altro sistema che va a attivare invece la ghiandola pineale che si chiama cannabinoide. Guarda caso, insomma, io qua <ride> lascio ognuno a ognuno prendere le cioè pre farsi le proprie idee, che, però viene spesso e volentieri, Uh, repressa come eh, modalità di, uh, di attivazione infatti la ghiandola pineale stanno cercando in tutte le maniere di farcela uh, calcificare però io vorrei qua anche aprire un altro aspetto anche adrian prima tu hai detto no non è sempre negativo il messaggio che ci danno i, uh, i film i libri ovviamente eccetera e io sono d'accordo con te l'importante è che prendiamo quel messaggio lo comprendiamo e iniziamo ad agire in maniera diversa perché loro cos'è che ci stanno dicendo se tutto rimane uguale succede questo è un po come quando tu vai a leggere il tema natale di una persona ok è il tema natale ma il tuo libero arbitrio durante la vita può non far più combaciare le tue stelle e siccome prima hai parlato anche di canzoni Adrian a me è una canzone che sta particolarmente a cuore, quella di Ermal Meta, quella con cui ha vinto Sanremo, se non erro potrei sbagliarmi, però mi sembra avesse vinto Sanremo, che è vietato morire: che lui dice, cambia le tue stelle. Se ci provi, riuscirai. Cioè, puoi andare contro il tuo destino, devi solo sviluppare il libero arbitrio. <ride> Quindi, quel, quei film lì sono reali se noi permettiamo loro di portare avanti quel tipo di narrazione senza mai bloccarla. Cosa ne pensate tutti e due? Guarda, avete aperto almeno tre o quattro discorsi che io per parlarne avrei bisogno di dieci puntate, però sicuramente, sicuramente è così, sicuramente uno, eh, come abbiamo detto, deve avere la consapevolezza di quello che sta facendo, è, è un... Una situazione particolare: il film non è mai una cosa negativa, abbiamo detto, cioè il negativo e il positivo sono due facce della stessa medaglia, bisogna, bisogna saperle interpretare. Ehm, che posso dirvi? Adesso come adesso, i film, sì, ti dicono. Che se te eh, non fai niente, la situazione è questa, ma infatti, eh, io dico sempre che uno dei passi fondamentali per non cadere nel io, io uso un sacco di termini inglesi, lo so, il gatekeeping. Ovvero eh, per non essere colui che dà solo l'informazione e terrorizza una persona a tal punto che poi non riesce a fare altro, ma cerca perché ormai abbiamo delegato a chiunque cerca la capacità di salvarsi in qualcun altro, allora è chiaro che non va bene. Qui bisogna farci capire, bisogna capire che noi siamo stati programmati probabilmente da quando siamo bambini, da quando siamo piccoli, a tutto... Ehm... Siamo un hard disk che viene riempito dalle scuole completamente attraverso la cultura, attraverso ehm, la società, attraverso i film, la musica. Sono delle frequenze, delle vibrazioni che ci vengono eh, trasmesse dentro. Ricordatevi anche la memoria dell'acqua. Noi siamo fatti d'acqua. Se tu trasmetti all'acqua una frequenza, l'acqua la riprende, la, la, la moltiplica, la, ne fa quello che vuole. Essendo fatti d'acqua... E avendo, eh, essendo bombardati tutti i giorni in qualsiasi modo da frequenze, è chiaro che noi abbiamo una memoria che qualcuno la chiama addirittura innestata, eh, che non è quella che è nel cervello, magari è anche quella che è nell'aire, come qualcuno direbbe, no? È quella memoria che, eh, che, che il cervello legge, quella memoria che il cervello legge perché è tutto intorno a noi. quindi eh, e infatti vi voglio riportare a quando, eh, per esempio, ascoltate una canzone che vi ricorda un qualcosa. Io, questa cosa già la dissi in passato. Immaginate di eh, rompere una storia d'amore no? e quella canzone diventa il vostro problema principale perché ogni volta che l'ascoltate eh, vi riporta lì. Eh, quello è, che è un chiaro segno che vi arriva una vibrazione con una, con una, con una memoria attiva dentro che ogni volta che voi l'ascoltate eh, tendete a, a poi a creare quella piccola realtà. Quindi tanta gente tende a reprimerla quella cosa, a evitarla, a averne paura e invece no, sostanzialmente uno dovrebbe fare il contrario, dovrebbe proprio immergersi in quella paura, ascoltare quella canzone, eh, aprirla in tutti i modi, entrarci dentro e cambiare, come dicevi te, quella vibrazione a tuo piacimento, rimettere dentro un qualcosa che probabilmente è stato tolto, quindi se quella canzone ci ricorda quella persona... Ascoltiamo quella canzone con altre dieci persone, vediamo di dargli un significato un pochino più colorato, un po' più vario, no? in modo che siamo noi a decidere che tipo di colore e che sensazione la canzone e il film ci dà, e allora è lì che l'interpretazione dipende da noi e non dalla programmazione neurolinguistica che ci vogliono far arrivare per dare dei messaggi subliminali che probabilmente servono come sempre alla non consapevolezza, alla non evoluzione e all'attacco all'empatia e all'entropia. In effetti qua mi viene di nuovo in mente Batman Begins quando uh, dice um, per sconfiggere la, la paura diventa tu paura. E allora poi c'è uh, il maggiordomo che dice a Bruce Wayne perché i pipistrelli signor Wayne e lui gli risponde perché mi fanno paura che li temano anche i miei avversari. Cioè, lui, in effetti, diviene la sua paura, perché il suo eh, costume è proprio quello del pipistrello, ciò che gli fa più paura in quel momento. Ed è, ed è interessante questa, questa cosa, cioè, lui dà, un, come dicevi tu poco fa, una connotazione diversa a quella sua paura, cioè a quella sua memoria. Perché magari la cazzata... Poi lo sanno tutti... tutti che il colpevole è sempre il maggiordomo. Quindi... <ride> no, 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 non toccarmi il maggiordomo di Bruce Wayne. <ride> Alfred, non erro. È risaputo, è risaputo. Alfred. Né Alfred è... né Bruce Wayne. Eh? Volendo Stein, richiamare che... un, un, uh, un linguaggio attuale, si sa che ha stato il maggiordomo. Ha Ma sempre stato il maggiordomo. <ride> ah, beh, insomma, lui, Infatti è sempre stato lui perché lui l'ha sempre... a ah, in fin dei conti, quando Bruce Wayne aveva bisogno, lui c'era sempre. Quindi, poi ci sono anche quelli come... che dicono che ha stato il pipistrello però adesso eh, poi eh, 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 non so, eh. Eh, sono periodi brutti <ride> Per i pipistrelli sì, poverini. Però insomma, dai, direi nell'ultimo anno un po' meno, un po' più l'anno scorso. Per i pipistrelli era, era difficile. Quindi. E te pensa che se posso, vedi, per cambiare la connotazione, quello, di quello che, che adesso è l'idea del pipistrello, tu pensa io abito in montagna, no, nel, nella Valnerina, in mezzo alle montagne. E quando ero piccolo, siccome noi soffriamo un po' di terremoti. Eh, praticamente l'unico metodo per capire quando stava per fare un terremoto era vedere che il pipo, piccolo pipistrello che viveva sotto al mio tetto di casa, che viveva sotto la grondaia, andava via. Lui, lui era sempre lì nel momento in cui se ne andava, uno o due giorni dopo avrebbe fatto il terremoto e quindi era diventato un amico, un piccolo amico che viveva era un radar, diciamo in un certo senso. E eh certo, quindi la paura che diviene invece tua, tua amica, no? l'avversario. Che diviene il tuo migliore amico. Ecco perché quindi sappiate che quando faranno una serie dove si vedrà un supereroe vestito da pangolino, saranno azzi amari perché... <ride> <ride> Pangolin Man vuol dire che <ride> sta arrivando un casino. Lo sappiamo già leggere questo... <ride> questa nuova serie. La sapremo già leggere. Insomma, ecco quindi. <ride> Allora, Adrian, io ti chiedo, dai un pensiero finale e poi chiudiamo. Allora, il pensiero finale è un po' un piccolissimo riassunto, ovvero quello che abbiamo detto moltissime volte: noi facciamo parte di un mondo che è pieno di vibrazioni, frequenze, questo non è. Eh, astratto e scientificamente provato, come a qualcuno piace dire, eh, quindi eh, facendo l'idea che abbiamo cioè, prendendo l'idea che abbiamo detto prima che tutta vibrazione c'è cioè una memoria che si trasporta tra varie frequenze tra vari fluidi che abitano questo, questo mondo. Sappiamo che eh, la frequenza è un'informazione. L'informazione, come ci insegna la programmazione neurolinguistica. È un'interpretazione di un qualcosa. I giornalisti ce lo insegnano sempre che bisogna dare un'informazione, poi sei te che ne fai in un certo senso la tua, eh, il tuo piccolo screen di realtà. Quindi i film, la musica, eh, tutto quello che riguarda la vibrazione eh, introdotta all'uomo per programmare un qualcosa, eh, serve ad oggi, secondo me per uniformare un pensiero unico, per dare come sempre quel, quel tipo di, ehm, di mainstream anche nell'essere umano, che a me personalmente non piace. Quindi imparate, come appena poco fa ho detto, eh, a riconoscere che noi siamo eh, programmati, quindi deprogrammarci, eh, uscire da quello che sono tutti gli schemi della società che ci hanno messo addosso in qualche modo e che ci hanno fatto dimenticare chi siamo e quello che veramente vogliamo. Em um... quel piccolo res, quel grande res che tutti, tutti stanno, di cui stanno parlando adesso facciamolo noi personalmente di eh, resettiamo le nostre paure, le nostre eh, idee sbagliate che qualcuno ci ha inculcato e che non vogliamo e riempiamolo co co con tutti i nuovi archetipi che sono quelli che, fondamentali che il primo cristianesimo ne parlava non quello dopo, il primo primo che era l'amore per le persone, il rispetto la libertà, c'erano 3-4 segni importanti da rispettare, non tutti quelli di di cui adesso si parla che servono solo a, a dividere, a etichettare in un certo senso. Quindi, fuori basta le etichette, basta la divisione, uniamoci, prendiamo le nostre frequenze e reinterpretiamole in maniera che possiamo ricostruire la nostra programmazione e essere persone libere. Guarda Adria, mi viene in mente, per esempio, in questo momento Pono, Pono che lui dice: cancella, chiedi alla divinità di cancellare tutte le memorie che provocano questo problema e riempi quegli spazi vuoti con la luce divina. Che è comunque una trasposizione del cambia te stesso e il reset fallo tu, Marco, un pensiero in conclusione, siamo, <ride> rovinati. siamo rovinati. <ride> Se tutto va bene siamo rovinati e noi come stronzi rimarremo a guardare, eh? esatto, esatto. Io quel film l'ho apprezzato ancora prima che iniziasse. Cioè già solo dal titolo, Ho detto è touché. Cioè, basta va bene, già solo il titolo, vale già il prezzo del biglietto. La sensazione è un po' quella, la sensazione, adesso se non per chiudere con pessimismo, ma la sensazione è un po' quella, quindi penso ci sia sempre più bisogno che questa tendenza venga, venga invertita. Da una parte e dall'altra, perché poi ci sono sempre atteggiamenti e schemi mentali che vanno a fossilizzarsi, spesso poi chi si pone l'obiettivo di... Di fare qualcosa di bene diventa il miglior alleato, come il migliore degli utili idioti diventa il miglior alleato invece di chi vuol fare qualcosa di un po' meno buono. Quindi cercare un po' di ritrovare quella terra di mezzo. Mm. Grazie, mm. Marco, ovviamente, <ride> per questo spunto finale. Noi lasciamo sempre le persone, ovviamente, con tutta una serie di riflessioni personali. Perché ovviamente è bene sviluppare il proprio pensiero critico, quindi quello che noi diciamo non deve essere mai verità assoluta, ma deve essere sempre uno spunto di, di riflessione individuale per andare poi anche a creare dei dialoghi costruttivi tra di noi. Grazie Adrian per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Adrian, grazie. Grazie come sempre Marco, noi salutiamo e ringraziamo tutti gli amici di Border Knights, di MRTV e del canale YouTube Serena Pattaro per essere stati con noi e grazie a tutti quanti e alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Marco, sigla. Ciao a tutti.